Ciao a tutti, oggi vi spiego come e cosa visitare della nostra bella città. Seguitemi. Inizio col consigliarvi di pernottare zona centro, così che o a piedi o con la metro potrete iniziare subito la vostra avventura napoletana. Partiamo col nostro tour da Piazza Nicola Amore, che potrete raggiungere anche con la linea 1 della metro, fermata a Duomo. Da questa piazza si raggiungono in pochi minuti facilmente anche gli imbarchi per le isole del Golfo. L'ingresso è calata Porta di Massa. La nostra prima tappa è Duomo di Napoli, che è consacrato a San Gennaro, santo patrono della città. L'imponente cattedrale è situata sull'ottocentesca via Duomo. La facciata è alta circa 50 metri, è dotata di 3 portali, la porta destra veniva aperta soltanto per le festività del santo. 3 volte l'anno, maggio, settembre e dicembre, avviene il miracolo della liquefazione del sangue, che viene considerato come buon auspicio dai fedeli. Per i più scaramantici, il sangue, se non si scioglie, è presagio di pericoli e di grandi sfortune. All'interno del Duomo troviamo la Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, fatta edificare per volontà dei napoletani. La nascita della cappella è legata agli anni difficili che visse Napoli durante il XVI secolo, caratterizzati da guerre, pestilenze ed eruzioni vulcaniche. A seguito di questi eventi, il popolo napoletano decise di rivolgersi al proprio santo protettore e fecero voto di erigergli una nuova e più bella cappella, in modo da poter ottenere la liberazione dai 3 flagelli. In una cassaforte dietro l'altare è racchiuso il sangue del santo, mentre il busto contiene le ossa. Accanto al Duomo si può visitare il Museo del Tesoro di San Gennaro, che è il più ricco tesoro del mondo, superiore anche a quello della corona inglese. Solo la mitra, con 3.964 pietre preziose, vale 7 milioni di euro, mentre la croce di smeraldi donata a Napoleone. Dopo aver visitato il Museo del Tesoro di San Gennaro ed il Duomo, attraversiamo e a 50 metri scendendo troviamo sulla destra via dei Tribunali. Ci inoltriamo così nei Decumani, centro storico, il vero cuore di Napoli, caratterizzato da vicoletti e stradine. I Decumani sono 3 delle più antiche strade di Napoli, che scorrono il cuore del centro storico partenopeo, create in epoca greca alla fine del VI secolo avanti Cristo. In pratica camminiamo su strade costruite oltre 2000 anni fa, oggi dichiarate addirittura patrimonio dell'UNESCO. Si dividono in decumano superiore, maggiore ed inferiore. Vi troviamo numerose botteghe storiche, tra cui quelle legate all'arte dei tre secoli, alberghi, università, pizzerie e luoghi di interesse culturale. È proprio qui che si può incontrare il vero folklore dei napoletani, da ascoltare la loro lingua. Come si può vedere, secondo tradizione, la superstizione napoletana di certo non manca. Si trovano amuleti di ogni genere, tra corni, gobbi, ferri di cavallo e tanto altro. Proseguendo per via dei Tribunali, che fa parte del Decumano Maggiore, arriviamo a Piazza San Gaetano, in cui si erge imponente la Basilica di San Paolo Maggiore, con la scenografica scalinata barocca a doppia rampa. Accanto alla basilica, alla sua destra, c'è la statua dedicata al santo. A sinistra si accede alla suggestiva ed unica Napoli Sotterranea, una città sotto la città, a 40 metri di profondità, fatta di caverne, cisterne e cunicoli. Consigliatissimo tour, davvero affascinante. Sulla destra di Piazza San Gaetano
ci tuffiamo nella magnifica via San Gregorio Armino, antica stradina di origine romana, nota in tutto il mondo come la via dei presepi, per la presenza di antiche botteghe che confezionano a mano personaggi del presepe napoletano. Camminare per San Gregorio Armeno significa respirare l'atmosfera natalizia in ogni momento dell'anno. I maestri presepiali riproducono non solo personaggi della Natività classica, ma anche statuette che ritraggono politici, sportivi e personaggi famosi. Percorsa tutta via San Gregorio Armeno, ci mettiamo in via San Biagio dei Librai, che fa parte del decumano inferiore, e proseguendo sulla destra troveremo in sequenza la chiesa di Santa Lucella, la cappella di San Severo, piazza San Domenico Maggiore, la chiesa di Santa Chiara e la chiesa del Gesù Nuovo. La chiesa di Santa Lucella la troviamo in vico Santa Lucella, traversina di via San Biagio dei Librai, ed è stata ufficialmente ribattezzata e conosciuta dal pubblico come la chiesa del Sesto con le Orecchie. All'interno dell'ipogeo è possibile infatti notare una capozzella molto particolare rispetto alle altre, un tesco che sembra proprio avere le orecchie e per questo motivo considerato speciale rispetto agli altri, in quanto più ricettivo alle preghiere dei fedeli. Avanti, proseguendo sempre su via San Biagio dei Librai, nella traversa di via Nilo, troviamo la famosa Cappella di San Severo, tra i più importanti musei di Napoli, un gioiello del patrimonio artistico internazionale, nota per la sua bellezza e per il suo mistero, voluta da Raimondo di Sangro, settimo principe di San Severo. Tra le tante opere d'arte possiamo ammirare il celebre Cristo velato di Giuseppe San Martino del 1753, uno dei più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa tessitura del velo marmoreo. Dopo la visita all'affascinante Cappella di San Severo, torniamo su via dei Tribunali, che proseguendo dritto diventa via Santa Chiara, proprio perché tra l'omonima via e piazza del Gesù Nuovo, sulla sinistra si erge il bellissimo e famosissimo monastero di Santa Chiara, con il suo magnifico chiostro maiolicato di origine settecentesca. Il complesso si estende su una superficie piuttosto ampia, che comprende la basilica di origine gotica, gli ambienti monastici, un'area archeologica, un museo e grande campanile oltre al chiostro. La chiesa fu bombardata e distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e subito dopo la guerra fu ricostruita riproducendo lo stile gotico del complesso. All'interno della chiesa riposa il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, un eroe di 23 anni che offrì la propria vita ai tedeschi durante la guerra per salvare quella di 22 persone. Terminata la visita al monastero di Santa Chiara, una decina di metri più avanti troviamo la chiesa del Gesù Nuovo, di fronte all'obelisco dell'Immacolata. È una delle più importanti e vaste chiese di Napoli. L'interno è in stile barocco. Durante un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale, una bomba cadde sul soffitto della navata centrale, rimanendo miracolosamente inesplosa. Oggi la bomba è esposta all'interno della chiesa. All'interno è custodito il corpo di San Giuseppe Muscati, uno dei medici più conosciuti della Napoli di inizio Novecento, che per la sua capacità di coniugare scienza e fede
è riconosciuto come santo dalla Chiesa Cattolica. La carità, secondo lui, era la vera forza capace di cambiare il mondo. La mano della sua statua è ancora oggi accarezzata da centinaia di persone in attesa di una grazia. A distanza di quasi un secolo dalla sua morte, continua ad essere invocato da tutti i malati. Nasce proprio così il culto di un uomo amato in tutta Italia, che era chiamato santo anche quando era ancora in vita, perché riusciva a fare diagnosi in pochi istanti e curava i pazienti senza mai pretendere denaro. Anzi, spesso era proprio lui a pagare i medicinali. Usciti dalla chiesa del Gesù Nuovo, in pochi minuti si raggiunge Piazza Dante, che si trova tra i Decumani e via Toledo, famosa strada dello shopping. A Piazza Dante troviamo anche la stazione Dante della metro linea 1. Iniziamo la nostra lunga passeggiata per via Toledo, detta anche via Roma, lunga più di un chilometro, strada che porta fino alla piazza del Plebiscito con il suo maestoso palazzo reale e proseguendo anche sul lungomare di Napoli. Qui si trovano ogni tipo di negozi, ristoranti, fast food, sempre piena di gente e di allegria. La strada costeggia la zona dei quartieri spagnoli. A via Toledo troviamo anche la stazione Toledo della metro linea 1, definita la metro più bella del mondo. I turisti che vengono a Napoli non possono non visitare il Tempio di Maradona, che troviamo in via del Deo, traversina di via Toledo. Nei pressi della zona si trovano pizzerie tipiche, come la pizzeria Nennilla, famosa per il suo modo di intrattenere la clientela. Salendo la stradina, ricca di negozi, alla fine ci ritroviamo a Largo Maradona, un angolo che è un santuario dedicato al campione. Sulla facciata di un edificio c'è il suo enorme murales. Troviamo maglie, bandiere, ricordi. Campioni di calcio e dirigenti di squadre vengono qui in visita a rendere il loro omaggio al mitico numero 10. Davvero emozionante, soprattutto pensando all'amore che ancora oggi il tifoso napoletano nutre per quello che è stato il loro idolo di sempre. Un bel posto dove poter scattare tante foto ricordo. Ritornando su via Toledo, dopo pochi metri troviamo la Galleria Umberto I, costruita nel 1890. Il polo attrattivo della galleria in principio era un piccolo teatro sotterraneo noto come il Salone Margherita. Oggi, oltre ad essere un importante luogo monumentale, è anche un posto di ritrovo commerciale dove troviamo le più importanti boutique campane. La galleria è costituita da 4 ingressi, di cui uno spunta sullo storico teatro San Carlo. Il più antico teatro d'Europa, costruito nel 1737 per volontà di Carlo III di Borbone, oggi è tra più capienti in Italia.
è circondato dai monumenti e dai luoghi di maggiore richiamo turistico, infatti si trova a pochissimi metri da Piazza del Plebiscito con il suo tempioso Palazzo Reale, Piazza di Est Trento con la Fontana del Carciofo e lo storico Caffè Gambrinus, ritrovo di famosi personaggi storici tra cui la principessa Sissi ed Enigue ed il castello Maschio Angioino. Noto anche come Castelnuovo, è uno dei simboli della città di Napoli, una fortezza che doveva difendere la città dalle incursioni dei nemici. Il castello si trova in Piazza Municipio, dove c'è la stazione Municipio della metro linea 1. Da questa piazza è possibile raggiungere gli imbarchi del molo Bererello per le linee veloci che raggiungono le isole del Golfo e attraccano tutte le navi da crociera. Dal Maschio Angioino in 5 minuti, ritornando verso il Teatro San Carlo, ci ritroviamo in Piazza del Plebiscito, la più grande piazza di Napoli, incastonata tra la Basilica di San Francesco di Paola, il Palazzo Reale ed edifici di rappresentanza. Dalla piazza, alzando lo sguardo, riusciamo a vedere la Certosa di San Martino e Castel Sant'Elmo sulla collina del Vomero, raggiungibili da Via Toledo con la funicolare centrale. Il Palazzo Reale, la cui fondazione risale ai primi del Seicento, ha rappresentato per oltre 3 secoli il centro del potere a Napoli in tutta Italia meridionale. È una delle 4 residenze di Borbone durante il regno delle due Sicilie. Le 8 statue dei re che si trovano sulla facciata del palazzo sono un omaggio ai capostipite di ogni dinastia che ha regnato su Napoli, a partire da Ruggero il Normanno arrivando a Vittorio Emanuele II. Il palazzo è uno dei monumenti più visitati a Napoli, il cui ingresso è gratuito ogni prima domenica del mese. Da Piazza del Plebiscito ci incamminiamo, proseguendo dritto, per via Cesario Console, una delle strade più panoramiche della città, che unisce la piazza al lungomare di Napoli. Dalla terrazza che fiancheggia la via, si eleva, dominando il mare, la statua di Cesare Augusto. Da qui si può ammirare tutto il golfo da Posillipo a Sorrento, col maestoso Vesuvio, Capri sullo sfondo ed il Castel dell'Ovo. Attraversiamo ed arriviamo sul bellissimo lungomare di Napoli, con un panorama incantevole e suggestivo da lasciare senza fiato. Lungo più di 3 km è una passeggiata rilassante e piacevole. Al tramonto potrete godere di una bellissima vista e di colori suggestivi. Percorrendo il lungomare, incantati dalla bellezza del panorama del golfo, ci ritroviamo di fronte al castello più antico della città di Napoli, il meraviglioso Castel dell'Ovo, edificato nel 1128, il cui nome deriva da un'antica leggenda secondo la quale il poeta latino Virgilio, che nel Medioevo era considerato anche un mago, vi nascose nelle segrete un uovo, col potere di mantenere in piedi l'intera fortezza. La sua rottura avrebbe provocato non solo il crollo del castello, ma anche una serie di rovinose catastrofi alla città di Napoli. Sulla terrazza dei cannoni, che è la zona più alta del castello, i visitatori vengono soprattutto durante l'orario del tramonto, per una vista mozzafiato su tutto il golfo.
La passeggiata all'interno ti ruba il cuore, perché il castello, oltre la storica e affascinante struttura, offre un panorama incantevole del Golfo di Napoli, Mergellina, Posillipo, Mare Chiaro, del Vesuvio. Nelle giornate di bel tempo, il tufo con cui è costruito cambia colore dal beige all'ocra, a seconda dell'inclinazione dei raggi solari. Alle spalle del castello c'è lo scoglio col porticciolo turistico, famoso col nome di Borgo Marinari, con tanti localini tipici. L'ingresso al castello è gratuito, informarti se ancora richiesta la prenotazione. Di fronte al castello troviamo i più lussuosi hotel di Napoli, ristoranti e pizzerie, tra cui Ziteresa, uno dei ristoranti più antichi di Napoli, dove poter gustare la tipica cucina napoletana, accarezzati dal profumo e dalla brezza del mare. Infine, per completare il tour non vi resta che visitare il Museo Archeologico Nazionale, il MAN, che è uno dei più celebri e visitati musei d'Italia, tra i più antichi e importanti al mondo per ricchezza e unicità del patrimonio. Si trovano reperti di ogni epoca storica e mostre tematiche bellissime, pezzi unici e rari dell'antica storia romana, greca e egizia, affreschi mosaici pompeiani ed altra ancora. È visitabile gratis la prima domenica del mese ed è facilmente raggiungibile con la metro linea 1 stazione Museo. Di fronte si trova via Santa Maria di Costantinopoli, attraverso cui potremo raggiungere nuovamente il centro storico. Questa è la metro linea 1 con il rosso cerchiate le stazioni di interesse turistico come spiegato nei video ed in blu il capolinea alla stazione centrale, da cui partono anche i treni per Sorrento e Pompei. Cosa mangiare? Ecco i piatti tipici della tradizione napoletana, da provare assolutamente. La pizza, spaghetti con le vongole, mozzarella di bufala, la trippa, il casatiello napoletano, il tarallo, cuoppo di mare e di terra, la pastiera, il babà al rum, sfogliatella riccia e frolla, la zeppola di San Giuseppe e mi raccomando, non dimenticate uno dei nostri amuleti portafortuna. Vi aspettiamo!